Attorno al 2250, la Terra, sempre a forma di palla, continuava placidamente a rotolarsi per l'universo. Solo l'asse era mutato. Ora attraversava la Terra dalla Corea al Cile. Vista più da vicino, però, essa appariva divisa in due blocchi distinti, il blocco del triangolo e il blocco del quadrato. Tutti, da una parte e dall'altra, lavoravano per produrre potenza al proprio potenziale, governati dalle macchine superiori.